Buongiorno a tutti, io mi chiamo Luca Vincitore, sono professore universitario nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, non in Italia, ma in Messico. Dal 2011 io trascorro una parte dell'anno, 6 mesi, qui in Messico, nel nord del Messico, dove insegno nell'università statale. Non solo nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, materie di economia internazionale, commercio internazionale e commercializzazione internazionale, ma insegno anche italiano nella Facoltà di Filosofia e Lettere e nella Facoltà di Arte. Sposato con 2 figli diciamo che in Italia io ero direttore commerciale, direttore vendite in diverse aziende per 13 anni. Poi ho avuto l'occasione di poter insegnare qui in Messico perché in Italia le porte sono chiuse per la docenza universitaria, invece qui ho trovato le porte aperte, è un paese di grandi opportunità e così trascorro 6 mesi all'anno qui perché il semestre dura. Lo chiamano semestre, ma sono 3 mesi e mezzo effettivamente di università, un semestre, 3 mesi e mezzo l'altro, per il resto lo trascorro a Roma. Sono laureato in economia, laureato in storia e master in comunicazione. Questo è il secondo canale, la seconda rete, perché c'è un altro canale, quello principale, che è Tele Italia. Questo è Tele Italia Seconda Rete e poi c'è Tele Italia Bambini, dove ci sono dei video dove dei bambini giocano con le loro cose. Quindi, canali Tele Italia è principalmente di politica, ma anche di altre notizie. Questo canale magari ha sia politica sia notizie magari anche curiose. È anche un secondo canale, anche una sicurezza, perché non si sa mai. Quello che può succedere in uno ne rimane comunque attivo un altro. Io qui in Messico ho anche scritto 2 libri, uno si chiama Los Últimos Combatientes, Gli Ultimi Combattenti, un libro di storia che è pubblicato dall'Università Statale, e poi un altro libro che si chiama Italiano para todos, italiano per tutti, sempre pubblicato dall'università, vincendo un concorso per pubblicare libri di testo. Quindi 2 libri, poi un altro libro che ho praticamente fatto la riedizione più moderna di un libro che era di un professore di italiano che aveva scritto nel 1960, proprio all'università, diciamo un aggiornamento, uno svecchiamento di questo libro che poi è disponibile digitale. Poi ho avuto 38 programmi in radio università, trasmettendo dalla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, parlando di temi, di qualunque tema, dall'economia alla politica. E poi ho scritto nel giornale principale qui dello Stato 151 articoli per quasi 2 anni, 2 anni, sì, tutte le domeniche, più di 2 anni, anzi 3 anni, perché 151 articoli sono quasi 3 anni. Naturalmente sul giornale ho scritto gratis, in radio ho parlato gratis, i libri che ho pubblicato. L'unica cosa che mi hanno pagato sono 100 copie, cioè mi hanno dato 100 copie di un libro e 100 copie dell'altro, quindi ne ho venduto qualcuno, ma realmente non è che si vive o si mangia con i libri, assolutamente, assolutamente, assolutamente no. Quindi io ho 40, 46 anni e questa è la mia storia. Ho cominciato un po' per scherzo su YouTube, la mia passione è sempre stata la politica, il mio forte, diciamo così, è la politica. Naturalmente la facilità di parola viene dal fatto proprio che insegnando all'università, quando io parlo agli alunni, faccio praticamente delle classi intere di
un'ora parlando, 40 minuti, 50 minuti, quindi non ho problemi a fare video di 10 minuti, di 5, di 8 minuti, mi viene abbastanza spontaneo. Poi con il tempo si affina, questa è la tecnica per parlare. Quindi vi invito ad iscrivervi, l'iscrizione è assolutamente gratuita, non comporta nient'altro che aiutare il canale ad essere più visibile. Nella community magari c'è qualche sondaggio, qualche articolo e poi siamo anche nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia, dove ci sono tutti i video di questo canale, Tele Italia Seconda Rete, e anche i video del primo canale, Tele Italia. Di solito non leggo i messaggi, vi invito a lasciare dei messaggi sotto i video, che siano dei messaggi comunque non aggressivi, non volgari, senza parolacce. Alla fine la politica o anche non la politica è fatta di confronto, la democrazia è fatta di confronto, non di insulti o cercando di zittire gli altri. La democrazia è confronto, il suo culmine è proprio nel voto che si può esprimere nelle urne. Quindi non serve insultare gli altri o cercare di zittire le altre persone, se no alla fine è una guerra persa, perché combattere contro i leoni da tastiera o contro chi non la pensa come te è assolutamente impossibile. Quindi i commenti sono liberi sul canale, le iscrizioni sono libere, non comportano nessunissima spesa, sempre c'è qualcuno che si fida e dice: io ogni giorno cerco Telitalia ma sono diffidente, non mi iscrivo. Cosa vuol dire l'iscrizione? L'iscrizione non vuol dire assolutamente niente. Qual è la differenza tra essere iscritti o no? Che quando una persona è iscritta può partecipare ai sondaggi nella community e quando apre YouTube a sinistra c'è una colonnina con i canali dove si è iscritti, con un pallino verde se quel canale ha messo su dei video. Tutto lì, non cambia assolutamente, assolutamente nulla, di nulla. Io vi ringrazio per aver ascoltato questa piccola presentazione e vi invito ad iscrivervi al canale, come vi dicevo, anche all'altro canale, Tele Italia, così con due iscrizioni ci aiutate a diventare più grandi. Io sono l'unico giornalista, in quanto sono giornalista veramente. Ho smesso di scrivere perché era gratis. Mi sono tolto tutti gli sfizi, ho scritto di tutto quello che volevo, tutte le cose che mi passavano per la testa. Quindi un buon proseguimento di giornata vi auguro e al prossimo video. Arrivederci a tutti. Ciao ciao.